Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto, aprirà il notiziario Don Arturo con l'editoriale. Farà seguito la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Per la rubrica Un santo al giorno, conosceremo Santa Annunziata. Giardino e orto sempreverde, oggi vi proporrà un'altra erba aromatica. La salvia e della famiglia delle palme conosceremo la Washingtonia. Tratto dal nostro archivio, vedremo la prima parte del musical Madre Teresa Santa. Buona visione! Cari amici, ci troviamo nel pieno della terza ondata della pandemia e nonostante i vaccini, il ritorno a una vita normale sembra ancora lontano. Sono sempre più evidenti i danni provocati dal coronavirus. Oltre ai tanti morti e ai segni lasciati in chi ha superato la malattia, oltre alle sofferenze fisiche, ci sono i problemi psicologici di tante persone, anche giovani e ragazzi, le difficoltà economiche che sempre più gravi insistono su molte persone. In una parola, le fitte tenebre che sembrano essere calate sul mondo da più di un anno non si sono ancora risollevate. Come cristiani, tuttavia, non possiamo non riconoscere i segni della luce. Al di là della campagna vaccinale, che dovrebbe essere risolutiva, ma per la quale serve ancora tempo, il mio sguardo è rivolto soprattutto a Papa Francesco, che è sempre stato un vero punto di riferimento per tutti. Il 13 marzo scorso, cadeva l'ottavo anno di inizio del suo pontificato e in tutto questo periodo ci ha come presi per mano per riportarci alle sorgenti del Vangelo, che è Cristo, Cristo presente nella nostra vita. E accanto a questo riferimento di fede, ecco, aprire sempre più e consolidare le vie del dialogo indicate dal Concilio Vaticano II, non senza partire dal dialogo con Dio, fatto di preghiera, di confidenza e di ascolto. Mi hanno colpito a questo proposito le parole con cui il Papa, di ritorno dall'ultimo viaggio dell'Iraq, ha spiegato la genesi, cioè l'origine dei suoi viaggi. Dice il Papa: ascolto i consiglieri e alla fine prego. Prego, rifletto tanto. Su alcuni viaggi ho davvero riflettuto tanto. E poi la decisione viene da dentro, si faccia, quasi spontanea, ma come un frutto maturo. Quindi si tratta di un percorso lungo. Ecco, anche noi credo abbiamo bisogno di tornare in questo modo alle sorgenti della nostra fede, alla preghiera, alla riflessione, agli insegnamenti di Gesù nel Vangelo. Tra qualche giorno, il 27 marzo, è anche l'anniversario del momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia, presieduto dal Santo Padre Francesco. Tutti abbiamo negli occhi e nel cuore l'immagine del Papa che, solitario in una piazza San Pietro deserta, sotto la pioggia, che come lacrime scendeva costante, pregava per tutti davanti al crocifisso e all'immagine della Madonna e benediceva il mondo con il Santissimo Sacramento. Credo che sia opportuno rileggere, anche se solo in parte, la riflessione proposta da Papa Francesco quella sera, quando ci ha ricordato che siamo tutti sulla stessa barca e la vera soluzione è la fraternità. Il Signore, dice il Papa, ci interpella e in mezzo alla nostra tempesta ci invita a risvegliare e attivare
la solidarietà e la speranza, capaci di dare stabilità, sostegno, significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e serena settimana a tutti voi. Arrivederci. Oggi, domenica 21 marzo, quinta domenica di Quaresima, in parrocchiale alle 18:30, Santa Messa per i defunti familiari Rodella Angelo. Lunedì 22 marzo, in oratorio, alle 8, Santa Messa per i defunti Savoldi Elisa e Pedroni Mario. Alle 18:30, Santa Messa pro populo. Martedì 23 marzo, in oratorio, alle 8, Santa Messa per i defunti Lucarini Paolo e famiglia. Alle 18:30, Santa Messa per il defunto Cesare Stringhini. Alle 20, adorazione e confessioni. Mercoledì 24 marzo, in oratorio, alle 8, Santa Messa per i defunti Tondi Barbarina e Gino e Tondi Maria Pierina. Alle 18:30, Santa Messa per il defunto Franzoni Mario. Giovedì 25 marzo, Annunciazione del Signore. In oratorio, alle 18:30, Santa Messa per i defunti Ferrari Pietro e Maria. Venerdì 26 marzo, in oratorio, alle 8, Santa Messa per il defunto Vescovi Luigi. Alle 15, Via Crucis. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti della famiglia Zini. In parrocchiale, alle 20:30, Via Crucis, animata dalla Contrada del Tredone. Sabato 27 marzo, in parrocchiale, alle 18:30, Santa Messa per i defunti Manfredi Nadia, Alberto e Mario Doninelli, Cammi Osvaldo e famiglie Cavagnoli e Fioletti. Presso la chiesa dell'oratorio si terranno le confessioni dalle 9 alle 11. Domenica 28 marzo, in parrocchiale alle 8, Santa Messa per i defunti Morbini Anna, Maria, Lina e Angela. Alle 9:30, Santa Messa per i defunti Biloni Franco e Giuseppe e Lo Russo Maria. Alle 11, Santa Messa pro populo. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Pini Virginia e Bianchi Angelo e Doninelli Alberto. La Veglia delle Palme si terrà sabato 27 alle 20:30, in diretta online sul canale YouTube del Centro Oratori Bresciani della Cattedrale di Brescia. Da lunedì 22 è in distribuzione il nuovo numero del Redone. Per le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, le incaricate non ritirano la quota di abbonamento, lo faranno con il prossimo numero di giugno. Quaresima, tempo favorevole. Bambini e famiglie, schede per la preparazione della domenica in famiglia, col QR code del sussidio. Via Crucis, venerdì alle 15 in oratorio o alle 20:30 in parrocchiale. Celebrazione penitenziale per il quinto e il sesto anno, venerdì 26 marzo alle 17 in chiesa parrocchiale. Comunità del cammino neocatecumenale, dal lunedì al venerdì alle 6:30 in San Girolamo. Ufficio di letture e lodi. Rinnovamento nello spirito, ogni martedì alle 20 nella chiesetta dell'oratorio. Adolescenti e preadolescenti. Pillole di Quaresima. Campagna social WhatsApp. Celebrazione penitenziale per ragazzi, venerdì 26 marzo alle 20:30
nella chiesetta dell'oratorio. In cammino, Veglia delle Palme, sabato 27 marzo. Per i giovani, celebrazione penitenziale mercoledì 24 marzo alle 20:30 nella chiesa parrocchiale. Lectio Divina, ogni mercoledì in diretta streaming dal canale YouTube del seminario. Via Crucis, ogni venerdì alle 15 o alle 20:30. Per gli adulti, celebrazione penitenziale mercoledì 24 marzo alle 20:30 nella chiesa parrocchiale. Quaresimali del Vescovo, venerdì alle 18:30, in diretta YouTube sul canale La Voce del Popolo. Via Crucis, venerdì alle 15 e alle 20:30. Causa restrizioni normative, non saranno distribuiti i rami di olivo. Chi lo desidera può portarlo da casa e sarà benedetto durante le sante messe di sabato 27 e domenica 28 marzo. Uovo di Pasqua pro restauro parrocchiale. Si possono prenotare al 333 32 44 779, chiedere di Pierina. Oppure si possono acquistare alla bancarella dopo le messe del 27 e del 28 sul sagrato. Ci saranno uova al latte o fondenti da 500 grammi. Data l'importanza dell'evento che oggi la Chiesa ricorda, la Vergine Maria è chiamata la Santissima Annunziata. Il computo esatto di 9 mesi che separano questo giorno dalla data liturgica della Natività del Signore ci dà il 25 marzo. Anticamente però il mistero dell'Incarnazione si celebrava poco prima di Natale in Oriente, a Milano e a Ravenna. Poi in Spagna il decimo concilio di Toledo, nel 656, prescrisse di trasferire questa festa da marzo al 18 dicembre, a motivo della Quaresima. Nel Medioevo l'Annunciazione segnava in molte località l'inizio dell'anno civile ed era punto di riferimento per la numerazione degli anni. Poi si impose il Natale come inizio dell'era cristiana. Nel 1972 il Messale di Paolo VI denomina l'odierna festa come Annunciazione del Signore, ma 2 anni dopo, nell'esortazione apostolica Marialis Cultus, la interpreta come festività di Cristo e insieme della Vergine. Il contenuto centrale di questo annuncio è senza dubbio Cristo, oggetto di tutto il Vangelo, ma mette anche in rilievo la persona di Maria, chiamata a entrare nel dialogo tra Dio e l'umanità, mediante una risposta di fede esemplare e l'opera materna per la nascita del Figlio di Dio nella condizione umana. Dio non impone la sua volontà alla creatura libera, ma chiede il consenso all'umile Vergine di Nazareth. Consenso che porta Ireneo di Lione, uno dei primi padri della Chiesa, a riscontrare in Maria la nuova Eva, che, obbedendo, divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano. Ciò che Eva aveva legato per la sua incredulità, Maria l'ha sciolto per la sua fede. Osserva giustamente padre Stefano De Fiores che la collaborazione di Maria con lo Spirito Santo nel realizzare il capolavoro della storia della salvezza, cioè l'incarnazione del Figlio di Dio, continua armonicamente ogni volta che si attuano meraviglie di grazia nella storia dell'umanità. In particolare Maria coopera con amore di madre alla rinascita dei figli di Dio. Il Consiglio Comunale del 20 marzo 2021 sarà trasmesso prossimamente. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 10 marzo. Approvazione del programma triennale dei lavori e biennale dei servizi e forniture anni 2021-2023 e annualità 2021. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni comunali triennio 2021-2023. Definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale anno 2021. Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021. Tari, validazione e approvazione del piano economico-finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2021. Approvazione a tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, Tari, anno 2021. Approvazione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale,
istituzione canone unico e approvazione relative tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2021. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione periodo 2021-2023. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Presa d'atto della trasformazione del Consorzio Bassa Bresciana Centrale in società a responsabilità limitata. Approvazione ed adozione piano socio-assistenziale triennio 2021-2023. Approvazione statuto e convenzione dell'azienda territoriale per i servizi alla persona, ambito 9. Approvazione pre-regolamento della mobilità abitativa in applicazione del regolamento regionale. Ordine del giorno ai sensi dell'articolo 66 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in merito alla revisione dell'evoluzione del sistema sanitario lombardo, presentato dal gruppo consiliare Un Ponte per Gottolengo. Secondo la tradizione popolare, il 19 marzo, che è San Giuseppe, negli orti e nei giardini si taglia la salvia. La salvia officinalis è una pianta perenne. Il suo nome deriva dal latino salvus, ossia sano, salvo, o salus, salute. Ciò è indice delle virtù di questa pianta. Originaria del bacino mediterraneo, la salvia è diffusa in tutta l'Europa centrale. È un piccolo arbusto sempreverde con foglie finemente dentate, ricoperte di peluria di un bel colore verde-grigiastro e di odore caratteristico. I fiori bianchi o violacei sono raccolti in infiorescenze erette. Fiorisce a partire dalla primavera. Alla base dei fiori sono contenuti minuscoli semi ovoidali di colore marrone. Della Salvia officinalis esistono diverse qualità. Quella a fiori bianchi, la migliore per uso culinario. In Italia la salvia cresce spontanea sia in pianura che in collina, nelle zone submontane e nelle isole. Diffusa come pianta aromatica ed utilizzata in cucina per insaporire arrosti di carne, patate, gnocchi, sughi, tortellini, alcuni formaggi alle erbe, zuppe, pesci, legumi, oli e aceti aromatici. Ottima come stuzzichino se leggermente panata e fritta velocemente in poco burro. Della famiglia delle palme, al genere Washingtonia, originaria dell'America settentrionale, appartengono due specie di palme. La filifera e la robusta. Entrambe hanno fusto diritto, tozzo, ispido, spesso rivestito dai residui delle foglie secche. Il tronco è alto fino a 15 metri nella filifera e fino a 30 nella robusta. Hanno entrambe foglie verdi, grandi, a ventaglio, incise in segmenti lineari, con margini spesso sfilacciati. I fiori sono riuniti in infiorescenze a spighe dense su un asse centrale e avvolti da una brattea che sembra un petalo ramificante e poi pendulo. I frutti sono drupe carnose con nocciolo legnoso e sferico, di colore nero posto sull'asse dell'infiorescenza. La Washingtonia filifera è una specie con foglie portate su un picciolo, incise per un terzo circa della loro lunghezza, meno marcate rispetto alle foglie della Washingtonia, la cui foglia è più robusta. Le Washingtonie non sono particolarmente esigenti per quanto riguarda il terreno, basta che sia sufficientemente umido e soprattutto ben drenato. La si può coltivare anche in vaso, perché la crescita è piuttosto lenta. Il nome di queste piante deriva da quello del presidente degli Stati Uniti, George Washington, 1732-1799, a cui il genere è stato dedicato. E con questo è tutto.
Vi lascio alla visione dello spettacolo dedicato a Santa Madre Teresa di Calcutta, tratto dal nostro archivio del 2016. Vi auguro una buona domenica e buona settimana. Gentile pubblico, buonasera. Grazie per essere intervenuti. Il musical che vi proponiamo questa sera, in ricordo e in memoria di Madre Teresa, che domani sarà proclamata santa, è suddiviso in due tempi. Al termine del primo tempo chiuderemo il sipario e ci fermiamo 5 minuti. So anche che c'è l'estrazione della lotteria. Madre Teresa è nata il 26 agosto del 1910 ed è morta a Calcutta il 5 settembre del 1997. Vedrete in scena canti, balli, momenti di parlato che rievocano i momenti più importanti della vita di Madre Teresa. Dal suo arrivo a Calcutta in India nel 1947, alla fondazione della Casa della Carità per accogliere mendicanti, vagabondi, malati d'ogni genere, fino all'istituzione della Congregazione delle Missionarie della Carità nel 1950. Madre Teresa crea anche il Centro di Speranza e di Vita per accogliere i bambini abbandonati e con poche speranze di vita. Nel 1967 crea anche un ramo maschile, la Congregazione dei Frati Missionari. Suor Teresa trascorreva le sue giornate pregando Dio e affidandosi a Lui, mentre senza sosta prestava servizio per le strade in aiuto a lebbrosi, malati, poveri e sofferenti. Nel 1979 riceve il riconoscimento più prestigioso, il Premio Nobel per la pace. Lotta contro qualsiasi forma di aborto e muore a 87 anni. Madre Teresa è una piccola suora, animata in tutte le sue azioni dall'amore di Cristo, dalla volontà di fare qualcosa di bello per Dio, con una fede incrollabile, una bontà vera, tranquilla e potente, un'infinita umiltà di servizio e un amore immenso per il prossimo. Sul palco questa sera non vedrete attori, non vedrete cantanti, non siamo ballerini, nessuno di noi è un professionista, nessuno ha mai calcato le scene. Siamo un gruppo di giovani e meno, che si è creato all'interno di un percorso di catechismo, ognuno con i suoi limiti, i suoi talenti, le sue incertezze e le sue sicurezze, i suoi dubbi e le sue speranze, che si è buttato in questa avventura per tentare di esprimere il meraviglioso messaggio di servizio di Madre Teresa e farvi conoscere questa piccola suora e per lanciare con lei un forte messaggio di pace e di amore universale. Vi ringraziamo fin d'ora per gli applausi che farete e per il sostegno che ci darete, anche se cadremo nell'errore o per la vostra comprensione per eventuali difetti. Ma abbiamo imparato che i santi non hanno bisogno di essere applauditi, ci chiedono solo di tenere accesa e viva la lampada del loro esempio. E stasera noi, insieme a voi, possiamo provare a fare questo. Questo punto è qui giù di fronte a me. Ringrazio doverosamente e con affetto il vostro parroco, Don Arturo, che per poco tempo è stato anche un po' il nostro, per l'invito a venire a replicare il nostro spettacolo presso questo bel teatro. Io lo invito qui a dire due parole, io poi vi auguro buon ascolto, buona visione e buona serata.
Bene, siamo proprio contenti per questa serata che, sapete, è la preparazione immediata a una giornata storica. Domani Madre Teresa verrà proclamata santa e nel nostro paese diverse famiglie della zona dell'Incidella potranno finalmente vedere, non completata ancora perché le cose di fino hanno bisogno ancora di tempo, ma inaugurata e benedetta la santella che hanno voluto tenacemente creare proprio nel parco comunale che è all'interno della loro zona abitativa. Domani infatti alle 10 la messa solenne e alle 11 ecco, ci porteremo per inaugurare questo segno che rimarrà nel tempo di questa piccola grande donna di amore. Aveva giustamente delle parole che raccontavano la sua fede, raccontavano la verità della sua testimonianza. Ecco, ce n'è una che credo faccia proprio per noi, tra le tante. Disse un giorno a una persona che si meravigliava di essere molto diversa da lei, e diceva: guarda, come quello che faccio io tu non lo fai e come quello che fai tu io non lo faccio, ma insieme di sicuro facciamo una cosa bella per il Signore. Vedete, noi stasera non siamo sul palco, soltanto questi meravigliosi ragazzi e giovani dopo questo percorso di catechesi possono stare sul palco e raccontarci quello che loro hanno provato insieme di fronte a questo esempio. Ma viceversa, loro non sono in platea. E quindi, giustamente, noi prepariamoci e sarà in maniera spontanea ad applaudire loro. E loro saranno più incoraggiati, non soltanto questa sera, ma magari a continuare questo stile, no, molto bello, di trasfondere un percorso di catechesi in un messaggio da presentare in maniera magari diversa, ma sappiamo che nel teatro, Piero Pierluigi, è uno dei modi migliori per far passare dei contenuti importanti. Quindi loro come ragazzi che camminano nella fede, noi viceversa questa sera accogliamo, ma insieme facciamo una cosa bella per il Signore. Lo ringraziamo per questa grande donna che ancora non soltanto fa parlare di sé, ma ci aiuta a credere che l'amore vero è possibile, sempre e comunque. Grazie, buona sera. Gives a clean heart, and a clean heart can see.
Solo
Amore, a me serve una foto. Una foto che... Guarda qua. Piano, piano, senza che... Perché se mi scappa mi fa voler andare via, eh? Devi andare via. Tanto t'ho visto. Infatti, mi ha visto. Ma insomma... Ma che male c'è se cerco soltanto di scattarti qualche fotografia di nascosto? D'altronde uno scoop è uno scoop. Oh. Te l'ho detto mille volte. È inutile che sali dietro come una iena. A quest'ora lei prega. Ah sì? E tu non stai pregando? Già fatto. Ah. E poi sfamare un povero ammalato è come pregare. Certo che ce l'avete sempre pronta, eh? Prontissima! Ma poi io mi chiedo, com'è possibile che Maria Teresa non voglia capire che se mi concede un'intervista in esclusiva, il mio giornale, che ha anche tanti soldi da investire, poi potrò fare una grande offerta. E allora, se veramente il tuo giornale ha così tanti soldi da investire, perché non investi un po' qui senza bisogno dell'intervista? Io che ti avevo detto? Ce l'avete sempre pronta. Prontissima! Piuttosto, quella casa è per accogliere malati e poveri. Alla fine ve la danno. Pare di sì, e senza grandi investimenti. Fammici. Lo vedi? Mi stai disturbando sul lavoro. Lavoro? E quanto ti pagherebbero per fare questo lavoro? Tantissimo, una montagna di lingotti d'amore che non basterebbero tutte le banche del mondo per conservarli. Lingotti d'amore, bella questa. Lingotti d'amore, conservali in banca, no? Che ti devo dire? Tanto t'ho visto! Ok, va bene, niente intervista, ho capito. Niente intervista. Ma neanche roba che... Vabbè, neanche dopo che ha pregato? No, 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 no. No. Dopo che ha pregato, in genere, cerca di dormire un po'. Sì, ma in genere anch'io cerco di dormire un po'. Ma faccio certi sogni strani. Lo sai, anche Madre Teresa dice che fa sogni strani. Ah, sì? Ma è che sogno adesso? Una cosa molto bella. Sì, sono contento per lei, ma che cosa? Una cosa molto simile a questa, leggi. Ah, devo leggere. Bello. Un giorno stavo camminando per la strada e ho visto un uomo alto, magrissimo, seduto all'incrocio, raggomitolato su se stesso. L'aria profondamente infelice. Mi sono avvicinata, gli ho stretto la mano e gli ho domandato come stava. Lui ha sollevato lo sguardo su di me e ha detto: oh, dopo tanto, dopo tantissimo tempo, sento il calore di una stretta di mano. E si è alzato, penso. C'era un sorriso così radioso sul suo volto perché qualcuno era gentile con lui. Il semplice gesto di una stretta di mano gli aveva dato la possibilità di sentirsi qualcuno. Per me era Gesù, sotto le spoglie del dolore. E io gli avevo donato la sensazione di essere amato da qualcuno. Hai capito? Certo che ho capito. Certo che capito. Certo che ho capito. Ma poi? Ma cosa c'era da capire? Ma che se devo capire?
freddo. Mamma mia, che freddo. Brr. Che freddo? Ma se non si respira dal caldo? Brr, che freddo. Mamma mia, che freddo. Brr. Sapevo io. Come si vede che io e te abbiamo due modi diversi, comunque. Più si vede. Tu hai caldo perché sei un ubriacone. Ma chi io? Ma... Comunque, mettiti l'anima in pace. Anche oggi Madre Teresa è molto occupata. Ma io me lo immaginavo, io lo immaginavo. Io sono venuto qua con l'immaginazione che non poteva. E ora cosa mi invento? Cioè, io lo immaginavo, però non ho immaginato cosa potevo fare dopo. Ah, sì, questa ce l'ho. Ma dimmi qualcosa di te. Di me? Un'intervista a me? Sì, perché no? Non lo so, per esempio, fammici pensare, dimmi qual è stato il giorno più bello della tua vita. Va. Ma qui tutti sono i giorni più belli della mia vita. Qui, in mezzo a sto schifo. Certo, qui c'è l'amore. Sì, no, vabbè, ora come c'è l'amore? L'amore ti lava via lo schifo. E l'amore, più è amore, più lava via lo schifo. Ah. L'amore non è condiscendente e la carità non ha nulla a che vedere con la pietà, è amore. Carità e amore sono la stessa cosa. Con la carità dai amore, perciò non limitarti a dare denaro, ma invece tendi la mano, capito? Certo che ho capito. E tutti i giorni più brutti possono diventare più belli. Vabbè, ho capito, ok. Ma, scusami, va bene, ci credo. Ma almeno il giorno più brutto della tua vita c'è stato, ci sarà stato. Quando sì. Teresa se ne andò dalla scuola in cui insegnava, io ero una delle sue allieve, e quando se ne andò sembravamo tutte figlie senza più madre. Figlie senza più madre? Sai che questa è carina? Ora se vado, se trovi il blog notes me la segno, perché questa figlie senza più madre, ma che è davvero carina. Che Teresa se ne andò, non pensiamo che a lei, a quegli occhi pieni di malinconia che vedranno per noi. Dove nasce quella sua volontà? E noi che siamo le sue allieve, come potremo stare senza, senza lei?
adesso dividerò tutto l'amore che ho dato a te con tutti gli altri che aiuterò, asciugando con le forze mie il pianto e sangue dell'umanità. Si riuscirà. Deve far male, deve svuotarci del nostro io. La ricerca del volto di Dio, in ogni cosa, in ciascuno, dovunque, in ogni momento, scorgendo la sua mano in ogni cosa che avviene. Questa è la contemplazione nel cuore del mondo. Che meraviglia! Io lo sapevo. Pure la malaria ci voleva. Oltre luce, pure la malaria. Andiamo bene, guarda. Hai la malaria? Poverino. Sì, sì, ma il dottore ha detto che si tratta di una forma blanda di malaria. Insomma, una malaria di poco conto. Ecco, una malaria che cioè... Si è adeguata subito al proprietario. Chissà fra le due quale sarà la vera medicina. Questa? No, quindi questa. Sì, sì, lo so cosa stai dicendo. Come sempre io capisco quello che vuoi dirmi. Che fra tutti gli ammalati, tu sei quello che si vuole ammalare ancora di più. Ecco, ma piuttosto, sono arrivati tanti attesi aiuti umanitari? No, sono fermi da 2 giorni all'aeroporto per problemi. Ma scusami, ma cosa vi serve di più? Tutto, penicillina, chinino, antibiotici, ferri chirurgici, latte, caffè, garze. Caffè? E ogni tanto ci vuole. Sì, sembra giusto. Insomma, ci serve un po' di tutto. Sì, dai, coraggio. Vedrai che sarà soltanto questione di giorni, che poi... Nel frattempo qualcun altro ci rimette la pelle. Eppure questo è giusto. E Madre Teresa che dice? Madre Teresa è affranta, ma non molla. Lei ha una fede tale che mette quasi paura. Noi certe volte crolliamo per la stanchezza, ma lei c'è sempre. Detege sudore ad ammalato, salta da un ammalato all'altro come una cavalletta, poi detegge sudore ad un bambino, poi alza, piange e ricomincia tutto da capo. Certo che le devi volere proprio un gran bene tu. Bene? Se potessi avere la millesima parte che lei, sarei già in paradiso. Ma sì, dai, tranquilla. Adesso che arriveranno tutti gli aiuti umanitari, tutto andrà con meglio, non ti preoccupare. Speriamo. Sì, ma a proposito, io posso fare qualcosa per voi, non lo so, magari aiutarvi. Sì, sì, curati. Se mi curo? Sempre io mi curo, va, va,
Ma mi chiamo ancora un po'. Con te tante spose.